Il mio amico Andrea Longoni mi ha chiesto un intervento puntato su tre capitoli. Primo capitolo, contratto di Leao. Io mi sono fatto questa idea, che mi pare confermata dallo sviluppo delle ultime ore, o meglio ancora degli ultimi giorni. Come abbiamo sempre ripetuto, in questo momento esiste un agente che è l'avvocato parigino di Mvula, di Deao, il quale ha la procura ufficiale che è in scadenza a giugno 24. Poi esiste una sorta di agente ombra, che è il potente Jorge Mendes, il quale, pur essendo fuori a tutti gli effetti dalla procura di Leao, vantando qualche piacere fatto in passato alla famiglia e in particolare a papà Antonio Leao, continua a mettere becco e soprattutto a minacciare di invalidare un eventuale rinnovo contrattuale che non preveda il suo intervento. Da questo, diciamo tra virgolette, cortocircuito, deriva quello che è successo nei giorni scorsi, e cioè quando la Gazzetta, ascoltando una sua fonte, sostiene e scrive in prima pagina che la trattativa Milan Leao ha subito uno strappo e che lo stesso Leao, uno dei motivi per i quali ci sarebbe stato lo strappo e la richiesta di ridurre da 150 a 70 milioni la clausola rescissoria, è l'intervento del Milan che per la prima volta nella sua storia, e questo è molto interessante perché fa capire come non sia una banale smentita, non sia un intervento di routine, ma sia un battere il pugno sul tavolo, e che diventa efficace se tu non lo fai tutti i giorni. Se tu lo fai per la prima volta dopo 3 anni, vuol dire che è qualcosa di molto concreto. Cosa dice il comunicato del Milan? Non è assolutamente vero che c'è stato lo strappo, la trattativa continua. Poi c'è di più, interviene addirittura personalmente l'avvocato parigino, per sostenere che le voci di strappo sono una fake news e che non ha mai chiesto di ridurre la clausola rescissoria, e infine che Leao ha espresso il desiderio di rimanere ancora nel Milan, tra l'altro usufruendo di quel famoso vantaggio di cui ho parlato molte volte, che però vedo non entra nel circuito dei media. Il vantaggio, che ripeto ancora in sintesi per l'ultima volta, è il seguente: poiché come dipendente del Milan, come tesserato del Milan, è sottoposto alla giurisdizione italiana, Leao ha tutto, a Leao è stato riconosciuto lo status di dipendente. Qualora un cittadino che abbia un lavoro dipendente venga raggiunto dal pagamento di un'ammenda o di una multa, non avendo altri beni da aggredire, può ricevere solo e soltanto il fermo del quinto dello stipendio. Quindi questo vuol dire che i famosi 19 milioni dello Sporting Lisbona, se Leao dovesse rimanere qui fino al 26-27, li vede col cannocchiale. Va bene, chiusa parentesi. Andiamo avanti con i problemi del Milan. Non esiste un solo motivo per analizzare un così vertiginoso crollo verticale del rendimento della squadra. Io metterei insieme i fattori più importanti. Innanzitutto gli infortuni, e tra questi quello
quello più importante dal punto di vista tecnico e psicologico del portiere Maignan. Secondo, il contributo pari a zero da parte del mercato estivo. Terzo, probabilmente, uno scadimento della tensione e dell'attenzione collettiva del gruppo, che è solitamente fenomeno successivo ai grandi successi. Chiedo scusa. Ultimo aspetto, ma non ultimo, da considerare è quello relativo alla lista Champions, che ha comportato un paio di novità e un paio di cambiamenti. Il primo cambiamento è questo, che non c'è Dest nella lista, e devo dire che questa assenza un po' mi lascia perplesso, perché preferire Thiao a Dest segnala un cambio improvviso di opinione tecnica, perché Dest, quando è stato utilizzato, cioè quando è stato necessario, viene utilizzato. Thiao mi sembra ormai l'ultimo della graduatoria personale di Pioli in fatto di difensori, però lo hanno deciso di comune accordo staff tecnico e area tecnica, e quindi avranno avuto i loro buoni motivi. Ultima notizia, quella relativa all'esclusione di Ibra. Questa mi sembra logica, nel senso che è probabile che Ibrahimovic recuperi intorno a quella data, cioè metà febbraio, che faccia qualche spezzone, ma è impensabile che possa tornare utile per le due partite di Champions. È molto più probabile, ed è anche altrettanto auspicabile, che possa invece tornare utile per il campionato, perché senza più la Coppa Italia e senza più la Champions, è evidente che il Milan deve concentrarsi solo e soltanto sulla rincorsa di un posto in Champions nei prossimi mesi. E qui aggiungo che la concorrenza si sta facendo molto più pericolosa rispetto al passato, per una serie di motivi. Primo, perché appunto la Juventus è stata penalizzata. Secondo, perché il gennaio orribile del Milan ha fatto riavvicinare anche Roma e Lazio. E terzo, perché il Milan non ha praticamente ricevuto nessun contributo di nuove energie dal mercato invernale. Sul punto vorrei aggiungere che personalmente un solo sacrificio avrei fatto, e lo avrei fatto a proposito del portiere. Quando il Milan rientra da Dubai, prima di dar vita all'ultima amichevole con il PSV e a preparare quindi il ritorno in campionato del 4 gennaio, c'erano già tutte le condizioni per capire e per stabilire che l'infortunio di Maignan avrebbe avuto uno sviluppo molto più lungo nel tempo. Di qui, secondo me, un intervento deciso, immediato e puntuale per scegliere un portiere che facesse un po' meglio, non tantissimo meglio, ma almeno un po' meglio di Tatarusano, soprattutto dal punto di vista psicologico.